Outside of this world, there's a life force still burning. Amici di Sotto i Riflettori, un saluto da Fata Eventi. Siamo alla baia di Portonovo di Ancona con il primo concorso di parapendio. A partecipare sono 13 piloti chiamati Parapirati del Conero che dovranno atterrare in acqua su di una piattaforma posizionata apposta. I concorrenti poi verranno riportati a terra con un gommone. Gustiamoci insieme questo splendido spettacolo. Zona decollo con i piloti, siamo con Achille Cesarano che ci parlerà un po' di questo sport, del parapendio. Sì, questo sport per me nasce da ragazzino. Io avevo l'età di 15 anni, ho iniziato a volare da queste alture da autodidatta e insieme agli altri ragazzi che hanno continuato per tutti questi anni siamo qui oggi a ricordare uno dei nostri amici che è Gic, che non ha avuto un incidente col parapendio, poverino, ma non è più con noi. Il nostro sport, oltre che ad essere una disciplina sportiva ormai riconosciuta a livello internazionale, è anche uno sport che ho, nel mio caso, ha aiutato ad esempio dei volatili, cioè degli uccelli che non sapevano volare, a ritornare in libertà. La difesa comunque di questa zona di decollo, visto che nel passato è stata tanto decantata e se vuoi anche, diciamo, a un certo punto messa in cattivo tono. Sì, infatti diciamo che sono stati parlati anche sui giornali, no, come sport pericoloso, invece noi stiamo smentendo questa cosa, anche perché è uno sport bellissimo e quindi che non ha pericolo, giusto? Ma allora, come tutti i sport diciamo praticati a livello agonistico a un certo livello hanno la loro percentuale di pericolosità. Certo. Quindi l'età che consigli per iniziare questo sport quali sono? Allora, l'età per legge, diciamo, per iniziare a frequentare un corso, perché non dimentichiamoci che questa disciplina sportiva usa come mezzo un mezzo per il volo ultraleggero, quindi è in realtà a tutti gli effetti un mezzo ultraleggero censito e riconosciuto dall'Aeroclub d'Italia. E l'età minima è 16 anni col consenso dei genitori. Quindi se praticato questo sport con una certa metodicità e una certa preparazione non ha nessun tipo di controindicazione. Ecco, esatto. Quindi si arriva anche poi a un'età abbastanza avanzata, insomma, non ci sono problemi, insomma, come età, anche arrivare a dopo, diciamo. No, noi avevamo, perché adesso non è più. Diciamo il più piccolo del nostro gruppo non aveva neanche 16 anni e il più anziano ne ha oltre 70. Ah, c'erano delle persone che ci avevano chiesto per il peso, quindi fino a che peso, insomma, possono volare? Allora, il peso non è una controindicazione in questo sport, diciamo che fino a 100 kg le vele moderne riescono tranquillamente a portare. Quindi diciamo che questo sport è consigliato a un po' a tutti e quindi non ci sono problematiche, come abbiamo appunto detto. Speriamo che sia una giornata all'insegna della libertà, che poi alla fine è quello che vogliamo trasmettere con questo sport, e spero che ci divertiremo tutti. Benissimo, e in bocca al lupo allora. Crepi. Grazie. Prego. Grazie. Eccoci giunti alla premiazione. Siamo in compagnia dell'assessore Stefano Foresi, che gentilmente si è prestato a partecipare, insieme ad Aldo Roscioni, titolare del Fortino Napoleonico. Premiazione condotta da Roberto Cardinali, la giuria ha deciso di premiare l'intera associazione Ali sul Conero per questa edizione. Un saluto da Fate Eventi e vi do appuntamento alla prossima puntata con Sotto i Riflettori.